Ma no, tutti, sì, tutti, tutti. No, non ti serve così. Ah, bello. Quindi abbiamo mantenuto qui, annunzio fin da subito che abbiamo deciso intoccabili. Però graficamente possiamo discutere. Ecco, qui abbiamo fatto anche perché questo ci servirà per coinvolgere ulteriormente i giovani, perché vorremmo che fosse un giovane a vincere. Comunque sono 3.000 euro che abbiamo messo in ballo, non è che sono 300 lire. Quindi manca il nastro però per inaugurare l'assessore, una taglia l'assessore, abbiamo scoperto non è che possiamo esagerare. E dai primi di gennaio finalmente anche noi avremo l'orario continuato, perché sino ad oggi, ogni compreso, siamo l'orario spezzato, che insomma è una cosa un po' strana per un museo, no? Credo sia anche l'unico che viveva in questo, ho usato dire a dare a Cesare quel che è del Cesare, a prendermi i miei meriti ma anche a dare agli altri. Anche qua l'opera sua, che è il direttore Armando Tomasi, è di ringraziare l'ufficio dei servizi culturali, l'ufficio del personale naturalmente, che ci hanno, è stato un po' complicato, sono quel personale che abbiamo ridotto al nostro, quindi anche quello è un altro colpo che abbiamo messo così. Ora, se vogliamo, ci accomodiamo nella sala mostra temporanea, sì, poi vi ciao. Allora, il Comune di San Michele all'Adige e il Museo Etnografico Trentino di San Michele hanno deciso di siglare, e lo faremo questa sera, questo accordo quadro di collaborazione. Allora, devo dire che il Comune di San Michele ormai da anni collabora con il museo, un accordo quadro che chiaramente ha un contenuto generale, poi potrà essere maggiormente specificato con singoli accordi su specifiche attività. Però del Comune di San Michele, anche per quelle che sono le attività culturali che porta avanti l'amministrazione comunale. E evidentemente è nelle nostre possibilità e nei limiti delle nostre possibilità anche dare dei contributi a finalmente questo museo diventi, come dire, davvero un luogo aperto dove chi entra
pensi di restare a San Michele intanto, perché sembra che altrimenti uno debba, come dire, scavalcare un muro, ma che davvero è un luogo aperto, c'è una piazza, no, il chiostro del museo, per tutti. Ecco, quindi grazie, grazie al nuovo presidente, ormai. Questo perché sennò ti sbagliamo. Sì, esatto. Procediamo quindi alla firma. No, tanto sceneggiate. Evviva! Sia sentito dal territorio, ma lo leggiamo anche su quelli che sono musei molto più importanti di quanto questo sia, delle volte, di come questo magari non avvenga sempre, perciò il museo deve essere anche sentito prioritariamente dal comune, grande o piccolo che sia, che il nome San Michele ora è non nella targa, ma è all'interno di quella che è la nuova denominazione del museo, perciò questo va anche a sancire quello che vuole essere, non solo oggi con il protocollo, ma proprio un rapporto, come dire, vorrebbe che questo fosse anche, la sindaca diceva, un museo aperto, il presidente dice, il museo dei Trentini, proprio il museo che possa raccontare, possa azioni con le casse rurali del Trentino, perché è un momento importante, Sandra Matuella, che sancisce anche quello che è appunto ripartire veramente anche dallo spirito, dal sentimento che anima un'istituzione, perché altrimenti quelle istituzioni poi rimangono degli involucri vuoti. Stanno dando i frutti che tutti noi ci aspettavamo e quindi lascerei immediatamente la parola. Con le casse rurali riunite, che hanno avuto la forza di mantenere delle risorse anche in forma unitaria e sotto il marchio Casse Rurali Trentine, le istituzioni, anche quelle museali in modo particolare, visto il contesto, sanno rinnovarsi, sanno proporsi sempre in forme nuove, poi in termini sociali, e perciò le casse rurali che sono fatte allo stesso modo da gente comune che unita ha cercato di dare risposte a quelli che sono i bisogni, e in questo momento non poteva che accanto e ricco, diciamo, di idee e di novità. Quello che preme particolarmente sottolineare è l'intenzione di sfruttare quelli che sono, diciamo così, i disagi che i nostri utenti debbono patire nel momento.